Capogruppo Quaresimale, approvata una risoluzione inerente all'emergenza che sta colpendo la 14, di cosa si tratta? Sì, sono molto soddisfatto perché il Consiglio regionale, all'unanimità, ha approvato la risoluzione di cui io sono stato il primo firmatario, che abbiamo presentato come gruppo Lega. È una risoluzione molto importante che riguarda le problematiche inerenti alla 14, gravi disagi in questi mesi, con il traffico deviato sulla strada statale 16, quindi noi con questa risoluzione chiediamo al Presidente Marsiglio e alla Giunta di chiedere al Governo lo riconoscimento dello stato di emergenza. Sicuramente una cosa importante, come dicevo, approvato dall'intero Consiglio regionale, che dà ancora più forza al Presidente Marsiglio per far riconoscere questo stato di emergenza, che ritengo ci siano tutti i presupposti, perché oltre al danno commerciale, turistico, problemi di viabilità, c'è anche un danno ambientale e quindi sanitario. Quindi ritengo che ci siano tutti i presupposti. Il Governo ci deve supportare in questa iniziativa, non siamo una regione di serie B, ci sono stati altri casi di problematiche inerenti alla viabilità in cui il Governo ha riconosciuto lo stato d'emergenza, quindi sono convinto che faremo di tutto insieme all'amministrazione regionale per far sì che questo stato d'emergenza venga riconosciuto, anche perché con il riconoscimento dello stato d'emergenza ci sono molti vantaggi, soprattutto a livello burocratico, dove si possono fare delle messe in sicurezza e insomma urgenza.